Consiglio comunale, la maggioranza di Brucchi compatta, respinta la mozione di sfiducia contro Milton. Università, a metà mandato il rettore D'Amico lancia la sfida, vogliamo più studenti e soprattutto stranieri. San Silvestro, il comune ha fatto esperienza, quest'anno sarà un capodanno con le star locali. Un altro blitz, la finanza toglie dal mercato 300.000 regali di Natale falsi e pericolosi. Giulianova con i bombaroli in giro e dopo il rogo all'Annunziata si vive nella paura. Sport calcio, il Teramo supera la Casertana e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. La maggioranza di Brucchi compatta, è stata respinta, come avete sentito, la mozione di sfiducia contro Milton Di Sabatino. Ci sono volute però diverse votazioni prima di arrivare al risultato finale. In questo momento il Presidente del Consiglio sta tenendo una conferenza stampa. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo dal Comune di Teramo con Rino Orsatti. Rino. Eccoci qui Dorotea, buonasera a tutti i telespettatori. Come dicevi tu adesso, il Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino sta tenendo una conferenza stampa ed è importante sapere, ma ho rinviato fino a poco fa in attesa del collegamento, se fa un passo indietro oppure no. Non è detto che lo faccia, ma sarà oggetto questo di un secondo collegamento telefonico. Intanto stiamo al dato di oggi in Consiglio Comunale, la mozione di sfiducia non è passata, come dicevi ci sono volute 3 votazioni. Le prime votazioni sono quelle a maggioranza qualificata, si doveva raggiungere per vincere nell'uno o nell'altro caso 22 voti favorevoli, non ci sono state, si sono chiuse 12-19 le prime 2 votazioni. Poi la terza votazione a maggioranza qualificata, hanno deciso tutti all'unanimità i consiglieri comunali di non effettuarlo e di andare direttamente alla quarta, quella a maggioranza assoluta, per cui bastano 17 voti per decretare la vittoria o la sconfitta della mozione. Bene, con 12 sì, favorevoli quindi alla mozione di sfiducia e alla sfiducia al Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino e 19 no, la mozione non è passata e dunque la maggioranza, come abbiamo detto anche nei titoli, ha votato in maniera compatta, con dei distinguo però il Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino ha respinto la sfiducia, adesso sta facendo questa conferenza stampa. Diciamo che ci sono stati anche tantissimi interventi di tutti i consiglieri, innanzitutto la mozione illustrata da chi l'ha proposta, vale a dire dalla consigliera comunale di opposizione Paola Cardelli, ha avuto parole anche molto dure nei confronti di Milton Di Sabatino, ha detto apprezzato da pochi e detestato da molti, è stato molto scorretto ovviamente facendo riferimento alle sue interrogazioni proposte, comunque al rapporto che li ha legati, e poi anche la valutazione politica. La Cardelli ha detto con questo mio atto, con questa mozione abbiamo gettato un sasso nello stagno e sono arrivati dei sommovimenti e anche secondo lei la disgregazione della maggioranza del sindaco Brucchi. Poi è intervenuto D'Alberto del Partito Democratico, anche lui ha detto c'è già un risultato, cioè lo smembramento della maggioranza e che Milton è stato un presidente del Consiglio Comunale al di là della persona ma come profilo istituzionale non condiviso e per questo quindi solo funzionale alla maggioranza e per questo ovviamente il PD poi ha votato a favore della mozione di sfiducia che però non è passata. E poi via via tutti gli altri interventi, quello di Micheli, Raimondo Micheli, che qualche mese fa è uscito dalla maggioranza insieme a Mimmo Sbraccia in rappresentanza di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, invece ha votato a favore della sfiducia e lo ha annunciato anche nel suo intervento in Consiglio Comunale. Poi si è consumata anche la rottura formale tra Pomante e la Marroni, i consiglieri comunali eletti con la lista finalmente Pomante, Pomante ha chiesto ufficialmente alla Marroni di lasciare il gruppo e la Marroni, che abbiamo sentito per un'intervista che vi proporremo domani, ha risposto a chi ha detto che deve uscire io, può anche uscire lui, visto che è così vicino a Abruzzo Civico. Queste diciamo le cose che sono successe a corollario di questo Consiglio Comunale incentrato sulla mozione di revoca del Presidente del Consiglio che non è passata dunque questa revoca. In ultimo è intervenuto il Sindaco Brucchi che ha detto molto apprezzato tutti gli interventi della maggioranza, non quelli vostri, si è rivolto all'opposizione perché la vostra mozione offende questa sala consigliare, insomma scaramucce è finito poco fa il Consiglio Comunale riferito alla mozione di sfiducia, adesso andiamo a sentire che cosa sta dicendo Milton Di Sabatino e magari ci ricolleghiamo.
Grazie Rino, allora ascolteremo dopo cosa dirà il Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino nel corso della conferenza stampa che è in corso in questo momento. E adesso cambiamo argomento. Aumentare il numero degli iscritti e in particolare degli studenti stranieri, ma soprattutto consolidare l'Università di Teramo come laboratorio di start-up innovative. E questo è l'obiettivo di metà mandato del Rettore dell'Ateneo Teramano, Luciano D'Amico, che ha tracciato il consueto bilancio di fine anno. In 3 anni la competitività delle facoltà cittadine ha fatto sì che quasi il 40% del bilancio in entrata sia costituito da fondi non governativi. Il servizio. Conferenza stampa di fine anno all'Università degli Studi di Teramo. Sono passati 3 anni da quando Luciano D'Amico è rettore di questa università e mancano altri 3 anni, quantomeno per questo primo mandato. Beh, possiamo fare un bilancio allora di questi 3 anni e cosa ci aspetta nei prossimi 3? Ma volentieri, il bilancio dei primi 3 anni è presto detto. Abbiamo nel 2013 superato la fase di emergenza, nel 2014 abbiamo realizzato il consolidamento, nel 2015 abbiamo avviato lo sviluppo. I risultati sono assai lusinghieri e ci consentono di programmare i successivi 3 anni. In questi successivi 3 anni, oltre che il completamento di tutti i progetti che abbiamo avviato, ci diamo come obiettivo più ambizioso quello di cambiare pelle all'Università di Teramo, non perché quella che indossiamo attualmente non ci piaccia, anzi, ma perché aspiriamo a porre l'Università di Teramo in quel gruppo di testa delle università italiane che stanno accettando e anche vincendo la sfida del cambiamento. All'Università oggi si chiede di impegnarsi nella cosiddetta terza missione. Terza missione significa essere utili per il territorio. Il modo migliore per essere utili anche a questo nostro territorio è accompagnare i migliori laureati non solo e non tanto nell'inserimento nel mondo del lavoro, abbiamo un ottimo servizio di placement che già realizza questo, ma accompagnarli a creare start-up innovative, imprese innovative, creare nuove modalità di organizzazione della produzione, di tecnologia della produzione, nuove modalità di creazione del valore. Per questo mi piacerebbe poter constatare che nel 2018, o se preferiamo anche a fine del 2016, questa università, auspico, possa essersi trasformata in un laboratorio di start-up innovative. Il cambio di passo che vorremmo realizzare è aumentare il numero degli iscritti dalle altre regioni e in particolare degli iscritti stranieri. È un grande successo di pubblico, ha riscosso ieri sera l'oramai consueto brindisi di fine anno organizzato dall'Università di Teramo in Piazza Martiri con gli studenti, aperto alla città. L'evento, patrocinato dall'Ateneo e dal Consiglio degli Studenti, è stato trasmesso in diretta su Radio Frequenza con la presentazione sul palco del volto noto delle Iene d'Italia 1, Pietro Sparacino. E possiamo vedere le immagini del concerto di ieri sera organizzato dall'Università degli Studenti di Teramo. Ci sono stati anche i concerti delle band Aura e Apre la Classe. Alla presenza del rettore D'Amico e del direttore generale Maria Orfeo, poi brindisi augurale e taglio del panettone. La serata è proseguita con la musica di Radio Frequenza, gestita direttamente dal bus universitario parcheggiato in piazza. La musica deve aver coinvolto tutti, al punto che i decibel non sono stati tenuti forse sotto controllo. Numerose sono state infatti le segnalazioni di cittadini che hanno avvertito gli effetti dello spostamento d'aria all'interno delle proprie abitazioni sulla piazza. Il Capodanno Teramano 2016 offrirà alla città una serie di eventi che vedono protagonisti e artisti locali, dalla musica al canto al cabaret, riuniti per passare insieme l'ultima notte dell'anno. Ospite d'eccezione Filippo Graziani, torna il Capodanno dei bambini dalle 18 alle 22.30 e a quell'ora prenderà il via il Capodanno in piazza. Quest'anno, il primo dell'anno, ci sarà anche un musical in piazza. I dettagli nel servizio. Paolo Di Sabatino, Arturo Vagliante, Fazzi Dais, Marco Ferrari, Federica Di Domenico Antonio, Sosta Vietata e naturalmente Filippo Graziani. Questi alcuni degli artisti che allieteranno il Capodanno 2015 in piazza.
Sì, quest'anno diciamo il capodanno teramano, il capodanno dei teramani, il capodanno per i teramani. Diciamo che la scelta è stata dettata dal fatto che in un momento come questo credo che valorizzare quello che il nostro territorio ci dà quotidianamente credo che sia la scelta giusta. L'ospite clou è un teramano, perché Filippo Graziani è un teramano e quindi e tra l'altro è anche stato un po', se vogliamo, il suo anno per il pigro che c'è stato bellissimo in piazza. In uno spazio che sarà anche, come dire, diverso rispetto agli anni passati, con qualche novità, con le risorse del territorio. Io voglio ringraziare il BIM, voglio ringraziare la Fondazione e poi tutti gli sponsor. Ho chiesto un aiuto per questo Capodanno a Nicoletta Dale, un nome che questa città rappresenta un po' la storia insieme a tanti altri della musica e della cultura cittadina, per il papà, per il nonno, e mi ha dato una mano a mettere in piedi questo Capodanno, che ha voluto un po' anche ripercorrere la storia dei vari Capodanni teramani, anche sul Manifesto, insomma, si evince che insomma, anche Guido Campana è con noi nel Capodanno, e questo mi fa piacere, così come è con noi tutta la Giunta, così come è con noi tutta la maggioranza in questo evento. Condurrà l'evento Dorotea Mazzetta nel pomeriggio, poi grande festa anche per i bambini. Sì, dicevo, il Capodanno inizierà alle 16 con il Capodannino, terminerà verso le 18:30-19, poi tutti a cena per il cenone, alle 22:30 in piazza inizia il Capodanno, che poi terminerà a notte fonda. Il primo è la novità anche di quest'anno, un musical fatto, ideato, sceneggiato da teramane, due ragazze, Nancy e Natasha, dalle 17 fino alle 19 ci sarà questo altro evento che appunto, come dire, allungherà un po', sarà un po' la coda positiva teramana del Capodanno teramano, perché io davvero sono contento, sono soddisfatto, i parcheggi saranno tutti aperti. Ci sarà anche una location diversa che poi scoprirete la sera del 31, quindi insomma qualche novità per un Capodanno che oramai è una realtà di questo territorio. E torniamo in diretta telefonica con il nostro Rino Orsatti dal Comune di Teramo per gli ultimi aggiornamenti sulla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Milton Di Sabatino. Allora Rino, cosa ha deciso il Presidente? Il Presidente Milton Di Sabatino ha deciso di non dimettersi, è quello che ha detto poco fa, ma di rimettere comunque il suo mandato nelle mani del Sindaco, qualora il Sindaco poi proceda all'azzeramento della Giunta. Ha detto proprio queste parole: se il Sindaco deciderà di cambiare tre assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, anche quelli delle partecipate, io sono pronto a rimettere il mio mandato, ma io stasera non mi dimetto, perché non è giusto che mi dimetta dopo questa mozione che lui rigetta, la mozione di sfiducia, rigetta in toto, perché non ravvisa di aver fatto scorrettezze all'indirizzo di Paolo Cardello, di altri consiglieri. Anche la Marrone era intervenuta per dire che le sue interrogazioni non avevano risposta neanche ad un anno di distanza, e quindi lui rigetta queste cose. Ha fatto un breve excursus della sua attività sia professionale, sportiva e politica, e ha detto che non si dimette questa sera, perché non avevo detto che mi dimettevo un minuto dopo il Consiglio Comunale, anche se a noi era sembrato che invece da più parti fosse arrivato proprio questo input. Anche Puglia, nel suo intervento in Consiglio Comunale della lista al Centro per Teramo, ha detto: noi sappiamo che Milton può rimettere il suo mandato e quindi gli rinnoviamo la fiducia, ma, come dire, sappiamo che poi invece si andrà a un rimpasto generale che riguarderà anche la figura del Presidente del Consiglio Comunale. Però il dato è che questa sera Milton Di Sabatino è ancora il Presidente del Consiglio Comunale di Teramo. Rino, diceva, è stata una decisione a sorpresa dunque? Beh, sì, poi ci sono dei distinguo da fare, nel senso che lui è pronto a rimettere il suo mandato, però quelli che si aspettavano, me compreso, che stasera il Presidente del Consiglio avrebbe rassegnato le dimissioni, invece non è andata così, quindi una leggera sorpresa c'è stata. Per intenderci, il 15 di gennaio, data annunciata dal Sindaco per il rimpasto, l'azzeramento della Giunta, servirà al Sindaco anche per decidere le sorti del Presidente del Consiglio? Sì, credo che questa interpretazione possa essere corretta, e non solo quella del Presidente del Consiglio, quella degli assessori, ma anche quella dei, come dire, dei rappresentanti, dei presidenti delle varie partecipate, che sono la Teramo, le altre partecipate del Comune di Teramo e gli altri posti dove vengono nominati comunque dal Comune di Teramo i rappresentanti a gestire queste aziende o queste associazioni. Bene, è tutto. Non dobbiamo aspettarci ulteriori novità per questa sera.
Per questa sera non ci dovrebbero essere ulteriori novità, ma non si sa mai. In tal caso richiameremo. Ok, grazie, buon lavoro. E adesso la cronaca. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Teramo hanno eseguito una serie di controlli a tappeto in prossimità delle festività natalizie al fine di garantire la sicurezza dei prodotti commercializzati nei negozi e soprattutto per prevenire la vendita di merce contraffatta. In questo senso, in particolare a Giulianova, Morrodoro, Roseto e Sant'Egidio, i finanzieri della Compagnia di Giulianova e delle tenenze di Roseto e Nereto hanno sequestrato oltre 300.000 prodotti, luminarie natalizie, prodotti di elettronica, giocattoli, profumi e cancelleria, riportanti marcature CE non originali o segni distintivi delle case di produzione contraffatti che sarebbero stati immessi sul mercato privi dei requisiti minimi di sicurezza per il consumatore. Alcuni di questi prodotti in realtà sembravano regolari sotto il profilo della marcatura CE sugli involucri, ma all'interno le confezioni riportavano indicazioni difformi. Due rappresentanti di ditte commerciali, un italiano e un cinese, sono stati denunciati alla procura per le violazioni in materia, mentre un terzo è stato segnalato alla Camera di Commercio per l'irrogazione delle previste sanzioni economiche per violazione, in questo caso, del codice del consumo. Morì ad agosto del 2014 in un incidente sotto la galleria di Piaganini sulla Statale 80, una morte per la quale sono adesso rischiano il processo l'autista dell'autobus contro il quale si schiantò il giovane alla guida della sua moto e due dipendenti dell'ANAS, tutti accusati di omicidio colposo e che questa mattina sono comparsi dinanzi al GUP Domenico Canosa. Nel corso dell'udienza preliminare i familiari del ragazzo e l'amico che quel giorno si trovava insieme a lui su quella moto, assistiti dagli avvocati Giuseppe Gliatta, Gianluca Sabatini e Anna Salvatore, si sono costituiti parte civile chiedendo la citazione come responsabili civili dell'ANAS e dell'assicurazione dell'autobus. Richiesta accolta dal GUP, che ha poi aggiornato l'udienza al prossimo 21 aprile, quando dovrà decidere se rinviare o meno a processo i tre imputati. Matteo Ceci, 34 anni, del comune di Crognaleto, il giorno dell'incidente stava tornando a casa in sella alla sua moto insieme ad un amico quando, appena entrato nella galleria di Piaganini, perse il controllo del mezzo schiantandosi contro un autobus che procedeva in senso opposto. Secondo l'accusa, a causare l'incidente furono le condizioni della strada. Speriamo in un po' di giustizia, ha commentato la madre del ragazzo a margine dell'udienza, e che aggiustino quella strada. Io ci passo tutti i giorni con il pullman ed è bruttissima. Quartiere di fuoco a Giulianova. All'Annunziata, dopo gli attentati incendiari, la gente adesso ha paura. Il servizio. Qui dove vedete questi nastri c'era una specie di chalet piccolino, ma era soprattutto un rimessaggio del camping adriatico che ha questa concessione, una parte dedicata appunto ai bagni e l'altra come ripostiglio, ovviamente in funzione del camping. Ebbene, qualche sera fa, dopo quello che era accaduto nel quartiere Annunziata con il bagno, è stato fatto esplodere questo manufatto che si trovava all'interno di queste palme. Un boato che, ovviamente, qui siamo praticamente in una zona pressoché deserta, di notte c'è solo qualche casa, ma quelli che abbiano qui vicini sentirono un botto pazzesco, come altri botti sono stati sentiti nelle altre notti, uno anche in occasione del bagno dell'Annunziata e poi quello famoso dell'incendio nel portico dell'Annunziata. Ma evidentemente il proprietario, dopo che erano stati fatti il sopralluogo, ha preferito abbatterlo completamente perché era pericoloso. Oh, ma noi prima, ma tu che ci rifai qua? Niente. Una piccola oasi. Animazione. Però quello vi serve? Lo rifate, quello il bagno per disabili? Bisogna rifarlo sempre. Questo bisogna scoprirli subito perché è un pericolo. Perché ne hanno fatto già un altro paio. Sì, ma poi è incendiato pure... Sì, qua già sotto la casa. Comunque... Qual è la tua ipotesi? Chi sono quelli che fanno queste cose? Secondo me sono dei delinquenti, però i nomi non li conosco. Spaccato. Quello ci vende al mezzo, poi alzate pure il tetto. Sì, esatto. Sono orgoglioso che sono a Zingara. E perché? Beh, oh, ci sono altri. E perché la gente dice che non vi può vedere? Che puoi è dire? Perché la gente a me mi vuole tutto quanto, vabbè, tu lo sai. E quegli altri un po'. Ma le Zingare. Ogni tanto qualcosa va facendo, qualcosetta, eh.
Qualche furto, ma le furto le ho fatte, però l'ho pagato tutto. Le fatte le hai pagate? Tutto, le sono spuntate. L'altra notte sono andata alla televisione qua, era verso le mezzanotte. Mezzanotte che è finito quello, è la telenovela che io guardo sempre. Qual è? Mo te lo dico, Segreto. Dai, guardi sempre, il Segreto, canale 5. Canale 5. Prego. È finito quella telenovela, io stavo in bagno a mettermi la camicia da notte. Per preparare a dormire. Per dormire. Quando mio figlio mi dice, Angelo, mio figlio qua, oh ma corri che c'ha le fiamme, ma io sono tesa una botte dentro al bagno. Io, mio figlio. Ma c'è le mani? Io, tutte mamma, ma cui mi si sono vede? Messa a posto. Dove sta le mani? Qua, tutte bruciate. Mamma, sono cui, mamma. Sento, sì. Praticamente tu, per te bruciare, perché con le bacinelle, con i secchi. Con le bacinelle andavo sotto. Andavo sotto, prendevo qua a me e portavo io sotto, portavo. Io ci cercavo aiuto, perché ma loro c'hanno... qual è il motivo? E questo non lo so. Ce l'hai un'idea tu? No, perché no. Si fanno queste ti cose? Ti giuro sui bambini non lo so, perché il signore diceva io li dico avanti, io li dico per 12 ore. L'Assemblea regionale, nella seduta che è terminata questa mattina intorno alle 5, ha approvato il bilancio di previsione 2016 del Consiglio regionale. Il documento contabile prevede un fabbisogno finanziario di 24.893.000 euro, proseguendo il trend in diminuzione che si registra oramai da anni. Rispetto al 2009, la riduzione in termini assoluti di circa 9 milioni di euro. Il 39% degli edifici scolastici necessita di interventi di manutenzione, il 29% si trova in aree a rischio sismico e quanto emerge dall'indagine annuale di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica. La relazione ha rilevato un calo di investimento in Abruzzo. Chieti è uno dei pochi comuni che investe in manutenzione, Teramo invece non è in graduatoria perché non è stata presentata la documentazione richiesta al servizio. Calo di investimenti in Abruzzo per quanto riguarda gli edifici scolastici. È stata presentata l'indagine annuale di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi scolastici in Italia. A guidare la graduatoria della qualità dell'edilizia scolastica sono sempre le città del nord. Al primo posto svetta Trento, seguito da Reggio Emilia, Forlì, Verbania, Piacenza, Biella, Bolzano, Pordenona, Brescia e Gorizia. Quest'anno Roma, ma anche Teramo, è tra le città escluse dalla graduatoria perché ha inviato meno del 50% dei dati richiesti. L'Abruzzo ha registrato un calo di investimenti in manutenzione straordinaria, nonostante vi sia un'esigenza di manutenzione rispettivamente del 91,1% degli edifici. Nella top 10 dei comuni che investono per manutenzione straordinaria e ordinaria ci sono Chieti e Crotone, le uniche due città in rappresentanza del Sud Italia, ma solo nella graduatoria dei comuni che investono di più in manutenzione. I dati che riguardano l'Abruzzo, commenta Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo, sono allarmanti e denunciano una situazione di stallo dalla quale è necessario uscire. Solo Chieti si è distinta con il 15° posto nella graduatoria ecosistema scuola. È significativo lo scarto tra esigenza reale e investimenti mancati nella nostra regione, dove il 91,1% degli edifici necessita di interventi, ma gli investimenti in tal senso sono diminuiti. Auspichiamo, dice ancora Di Marco, un cambio di tendenza in futuro per garantire sicurezza ai ragazzi e maggiore rispetto ambientale. Sul fronte degli investimenti per la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'indagine Legambiente segnala ancora una volta una forte disparità tra nord e sud del paese. I capoluoghi del meridione e delle isole dichiarano di avere necessità di interventi di manutenzione urgente in media in una scuola su due, contro una media di una scuola su tre del nord e del centro. Nella top 10 dei comuni che investono per manutenzione straordinaria e ordinaria ci sono le città del nord e del centro. Bolzano, Milano e Firenze sono quelle presenti in entrambe le classifiche. Chieti e Crotone sono le uniche due città in rappresentanza del Sud Italia, ma solo nella graduatoria dei comuni che investono di più in manutenzione. E torniamo a collegarci ancora una volta in diretta dal Consiglio Comunale di Teramo con Rino Orsatti. Ricordiamo che la maggioranza nel corso del Consiglio compatta ha respinto la mozione di sfiducia contro Milton Di Sabatino. Il Presidente del Consiglio a margine del Consiglio Comunale ha tenuto una conferenza stampa, ha annunciato di non volersi dimettere e ha rimesso il mandato nelle mani del Sindaco Brucchi. Rino, quali aggiornamenti ci sono? Eccoci qua, allora...
Abbiamo detto che era una sorpresa il fatto che non si sia dimesso il Presidente del Consiglio Comunale Miscondi Sabatino. Il Sindaco Brucci spiega che l'accordo era che avrebbe rimesso il mandato nelle mani del Sindaco e non avrebbe presentato le dimissioni. Questa sera stessa ve lo passo, così facciamo un brevissimo collegamento con il Sindaco. Sì, buonasera a tutti. Per chiarezza, il Presidente Sabatino ha sempre stato disponibile nei confronti della maggioranza a rimettere il suo mandato. Rimettere il mandato significa far decidere alla maggioranza se deve continuare a fare il Presidente o se invece non lo deve fare più. Questo è quello che era stato detto, questo era quello stabilito nella riunione di maggioranza e questo è quello che il Presidente Sabatino aveva sempre sostenuto. Delle dimissioni non se ne è mai parlato. Vorrei sottolineare una cosa, un'ultima cosa, che stasera ancora una volta, se ce ne fosse mai bisogno, l'opposizione al Consiglio Comunale di Teramo ha dato un'altra prova del suo fallimento. Grazie Sindaco. Rino, se non c'è altro ci possiamo salutare. È tutto. Grazie. La Teramo Ambiente informa i cittadini che il 19 dicembre, festa del patrono San Berardo, il 26 dicembre, il 1 gennaio e il 6 gennaio 2016 non si effettuerà il servizio di raccolta. Alla luce di queste variazioni il calendario subisce modifiche alle abitudini che sono quelle dei teramani. La Team invita dunque tutti a consultare il calendario di raccolta, ricordando che i giorni in bianco sono da considerarsi festivi. E dal 18 dicembre invece a Giulianova inizierà la distribuzione dell'ecocalendario per le utenze domestiche e non domestiche. Saranno diversi punti dove poterlo ritirare il servizio. A Giulianova è pronto l'ecocalendario 2016 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche e dal prossimo 18 dicembre sarà a disposizione dei cittadini. Lo rende noto l'assessore alle politiche per l'ambiente Fabio Ruffini. Per agevolare i cittadini, dichiara l'assessore, ho voluto che la distribuzione venisse effettuata in vari punti della città, considerando anche che durante le festività l'impegno delle famiglie aumenta esponenzialmente. Inoltre provvederemo ad inserire il calendario sul sito istituzionale. Pertanto, oltre che nell'ecosportello di Corso Garibaldi numero 111, unico punto di distribuzione per l'ecocalendario relativo alle utenze non domestiche, i cittadini potranno recarsi anche nella sede centrale del municipio o negli uffici tecnici del comune bis di via Bindi, oppure nel comando di Polizia Municipale. Il calendario si troverà anche nella sede della Giulianova Patrimonio, al Cursal e nel centro anziani di Colleranesco. Anche i comitati di quartiere provvederanno alla distribuzione del nuovo ecocalendario. E l'azienda G-Plast di Giulianova ha organizzato il G-Plast Day, una giornata dedicata ai dipendenti. La giornata si svolgerà domani a partire dalle 18 presso Villa Fiorita di Giulianova. Il servizio. C'è questa G-Plast Day, è la prima volta? Sì, diciamo che oggi per la prima volta vogliamo festeggiare i nostri collaboratori. Ecco, e noi adesso cerchiamo di capire e spiegarci qual è il sottotitolo, la nostra avventura verso il cambiamento per continuare a crescere insieme. Beh, questo è il tema che svilupperò durante il convegno che avremo nel G-Plast Day, quindi per il momento mi limito soltanto a leggere i titoli, a ripeterli. La nostra avventura quando è cominciata, il cambiamento che stiamo facendo in aziende che continueremo a fare per continuare a crescere insieme, perché questo è un obiettivo che dobbiamo assolutamente percorrere. Poi svilupperò queste tesi durante il convegno che avremo. Dipendenti, in 3 anni raddoppiati fino a 170 dipendenti. È così la sì. E poi i paesi, leader in Italia e poi Germania, Russia, tutta l'Europa e poi adesso andrete anche a Bogotà. La parte commerciale che è curata da mio figlio, da Patrizio, sta perseguendo una aggressione sui mercati mondiali. Ormai, lo dicevamo prima, non si può più rimanere in un ambito italiano, non ha senso in questo contesto mondiale. Quindi è importante aggredire quanto più mercati possibili in maniera pacifica, ovviamente. Ma certo, intanto vi eravate bello preso un'azienda dell'Emilia Romagna? Sì, abbiamo acquisito, noi abbiamo acquistato il nostro concorrente, abbiamo conquistato questo territorio e questa conquista ci ha permesso di poter esportare ancora di più la nostra capacità. Oggi mio figlio direbbe che il nostro brand, il nostro marchio è presente in tutta l'Europa, è presente forte, in America Latina siamo più deboli. Noi
quando parliamo di azienda, parliamo di bordi. Quindi noi siamo sul bordo di tutti i mobili. Ora, qui è una rappresentazione di un mobile abbastanza datato e quindi ci siamo di meno. Però noi siamo qui, sulle ante di tutti i mobili. Sarebbe a dire che siamo dentro le case di tutti gli italiani. Torna il concerto di Natale organizzato dall'Associazione Corale Verdi e dall'Istituto Musicale Braga di Teramo. Quest'anno si svolgerà a Montorialbo Mano, Nereto, Mosciano, Castiglione della Valle, Teramo e Giulianova. Sentiamo. Non può mancare un concerto di Natale nel periodo natalizio ed è quello che hanno organizzato l'Istituto Musicale Braga di Teramo, l'Associazione Corale Verdi di Teramo e il progetto Braga Musica per Coro, tre realtà insieme per regalare un concerto di Natale in diverse località della provincia di Teramo. Sì, ormai siamo quasi alla 30ª edizione del concerto di Natale per ciò che riguarda la Corale Verdi, esattamente mi sembra che siamo alla 27ª edizione, 27 anni di seguito il concerto di Natale, tra virgolette, donato alla città di Teramo, credo che sia un privilegio quasi unico. Quest'anno ci sono alcune novità, io così è venuto spontaneo uno slogan, tanto poveri di contributi quest'anno, quanto ricchi di partecipazione e di collaborazione. Infatti, e lei lo diceva bene all'inizio, questo nasce in collaborazione con il Braga, che lavora anche nell'ambito del progetto fatto con la Fondazione Braga in Musica per il Coro, e abbiamo potuto estendere anche ad altre località. Cominciamo questa sera con Montorio, poi passeremo a Nereto, andremo a Mosciano, andremo a Giulianova, finiremo a Giulianova, passeremo per Castiglione della Valle, il famoso borgo di Colledara, ormai disabitato ma assai significativo e assai incline a richiamare gente anche da Colledara, da isole eccetera. Tutto questo è stato possibile proprio per la collaborazione, che attenua i costi di produzione. Una produzione, una sola rappresentazione è pazzesco, invece una produzione che costa, diluita su più località, più date, credo che si ammortizzino i costi di produzione. E questo è quello che siamo riusciti a fare quest'anno, ne siamo felici, ne siamo orgogliosi, le date sono riportate su tutti i giornali, si faranno tutti i concerti in chiesa, riscaldato il locale, quindi facciamo l'invito a partecipare nella località e nel luogo più conveniente. E adesso un'ultima ora di cronaca, c'è stato un brutto incidente stradale proprio poco fa, dopo la galleria di Frondarola sulla statale 80 verso Montorio, c'è stato un morto e anche un ferito grave, se avremo aggiornamenti ve li daremo nel corso di questo telegiornale. Il 19 e il 20 dicembre Castelli si trasforma in un dolce paese di fiaba, musica, arte e botteghe aperte con dolci tipici preparati dalle maestre pasticcere castellane faranno rivivere un'atmosfera d'altri tempi. Il servizio. Un fine settimana, 19 e 20 dicembre, a Castelli per un dolce paese di fiaba. Due giorni ricchi di cosa, Sindaco? Allora, esattamente, in questo fine settimana, il 19 e il 20, Castelli, che è già un borgo suggestivo di per sé, si veste di magia e di fiaba. In questi due giorni si potranno gustare i dolci tipici castellani come mustaccioli, pepatelli, all'interno di un'atmosfera fiabesca per l'appunto. Ci saranno delle ragazze vestite da Biancaneve, Cenerentola, che faranno fare diverse attività ai bambini. Questo, diciamo, questo evento, che è la terza edizione organizzata da Proloco di Castelli, si va a inquadrare all'interno della Kermesse, che è Castelli di Natale, che è iniziata dal 5 di dicembre con i mercatini e chiuderà, diciamo, con il presepe di Villa Rossi il 2 di gennaio. Quindi un ricco cartellone per il Natale castellano. Sì, diciamo, abbiamo organizzato, sempre grazie all'aiuto delle varie associazioni come appunto la Proloco, il CAI, un cartellone denso di appuntamenti molto interessanti. Luigi De Fabritis è il presidente della Proloco di Castelli. Che dolci potremo assaggiare in questo fine settimana? Varie tipologie castellane, anche se in molti paesi del circondario e comuni limitrofi lo ripropongono, però noi di Castelli diamo la paternità anche a noi. Quali sono? Sono i mustaccioli, i torroncini, le sfogliatelle, amaretti, finocchietti, al momento non ricordo...
e i pepatelli. Sono dei dolci tipici. Dolci tipici natalizi. Sì, dolci tipici natalizi che noi siamo giunti anche alla terza edizione come manifestazione che cerchiamo di proporre. E adesso andiamo a vedere insieme che tempo farà domani con le previsioni di meteoteramo.it. Previsioni in Abruzzo. Giornata caratterizzata principalmente da cielo sereno su gran parte del territorio regionale. Tra sera e notte variabile sulle zone interne e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle conche aquilane e marsicane, tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche. Venti assenti o deboli meridionali, mare calmo. In provincia di Teramo, al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale. Tra sera e notte variabile sulle zone interne e sui rilievi, moderatamente nuvoloso sulle zone marittime. Temperature in aumento, massime comprese tra 14 e 17 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 13 e 16 gradi sulle coste, venti assenti o deboli orientali, mare calmo. Ed eccoci allo sport, iniziamo con il calcio. Il Teramo dei Baby elimina la Casertana e prosegue la sua corsa nella Coppa Italia di Lega Pro. I biancorossi vincono 2-1 e accedono ai quarti di finale dove incontreranno la Roborsiena. Vediamo il servizio sulla partita. Il Teramo dei Baby batte la Casertana e prosegue la sua corsa nella Coppa Italia di Lega Pro. 2-1 il punteggio in favore dei biancorossi che accedono così ai quarti di finale della manifestazione dove se la dovranno vedere con la Roborsiena che 7 giorni fa ha eliminato l'Ancona. La cronaca del match, al Bonolis sono pochi gli spettatori presenti sugli spalti, appena 274 i paganti. I rispettivi allenatori fanno giocare gli elementi meno utilizzati della rosa e anche alcuni ragazzi della Berretti. Chi è chiamato in causa ha tanta voglia di ben figurare, le squadre perciò si affrontano su ritmi tutto sommato gradevoli. Al quinto ci prova le noci direttamente su punizione, la palla è alta. Con il passare dei minuti però è la Casertana a prendere in mano il pallino del gioco, i campani creano più di un pericolo dalle parti di Narduzzo. All'11° De Angelis innesca Diachité, il cui pallonetto non inquadra lo specchio di porta. Al 27° lo stesso Diachité ha un'altra buona occasione, ma al momento del tiro apre troppo il piatto e spara fuori. 2 minuti dopo c'è il gol. Varsi va via sulla destra, cross basso al centro dell'area, la difesa teramana dorme e per De Angelis è un gioco da ragazzi depositare in fondo al sacco. 0-1. Una volta in svantaggio il Teramo reagisce, i biancorossi nel giro di appena 5 minuti ribaltano il punteggio, al 39° le noci inventa per Loreti che si inserisce ben in area e batte Maiellaro con un preciso tocco sotto. Al 44° poi arriva il 2-1, la firma è di Paolucci con un gran tiro dalla distanza che si insacca sotto il 7. Il primo tempo finisce qui. Nella ripresa i ritmi si abbassano, i campani spingono ma senza riuscire a impensierire Narduzzo. Il Teramo controlla bene e in contropiede ha anche la palla del Tris, ma Calderaro, poco prima del 90° colpisce il palo esterno. Finisce così 2-1, i tifosi biancorossi festeggiano il passaggio del turno e intanto mettono nel mirino il docu reality senza riserve, contestato attraverso uno striscione esposto in curva. La pazienza è finita, non si scherza con la nostra passione. A Teramo niente reality, nessuna speculazione. Questo il messaggio indirizzato dagli ultra ai vertici dirigenziali del diavolo. E adesso andiamo a vedere quello che è accaduto alle giovanili del Teramo Calcio nel weekend calcistico che si è appena concluso. Un'altra giornata di campionato piena di sorrisi per le formazioni giovanili del Teramo Calcio. L'Under 17 e l'Under 15, entrambe in trasferta, hanno vinto rispettivamente contro Latina e Ascoli. L'unica nota stonata è rappresentata dal KO interno della Berretti nel derby con l'Aquila. Proprio la squadra di Mister Cifaldi, nel match con i cugini aquilani sostituito in panchina da Mister Oliviero a causa di una squalifica, è incappata nella seconda sconfitta stagionale. I biancorossi erano andati sotto riuscendo comunque a pareggiare grazie ad un gran gol di Tini alla mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa qualche disattenzione di troppo è costata il 2-1 ai teramani e la conseguente sconfitta che ha consentito al tutto cuoio di superare in classifica proprio i diavoli che ora si ritrovano al terzo posto.
Per quanto riguarda la squadra di De Vico, l'Under 17, i giovani aprutini hanno espugnato la tina di misura con un bellissimo gol nei primi minuti del match del centrocampista Palestini, un ragazzo davvero interessante e di cui presto sentiremo parlare. Il Teramo ha poi saputo gestire con intelligenza la sfida, portandola in porto con pieno merito. I Diavoli si sono così portati ad appena un punto dalla sesta posizione. E chiudiamo con l'Under 15. Contro l'Ascoli Picchio non poteva andare meglio per i ragazzi guidati da Scervino. Una splendida partita giocata con testa e cuore, vinta grazie alle reti di Marini al settimo del secondo tempo e di Campanile alla mezz'ora della ripresa. Decisivo, ai fini del risultato, il rigore parato in zona Cesarini dall'estremo biancorosso Natale. Con questo trionfo i piccoli Diavoli si sono ritrovati al quinto posto insieme proprio ai bianconeri. E adesso la palla a mano, la Globo Almax Bioapta Teramo si prepara ad affrontare l'ultima gara ufficiale del 2015. Sabato le biancorosse giocano a Merano contro lo Schenna, ultimo in classifica, 0 punti. L'obiettivo è dimenticare il KO casalingo incassato la settimana scorsa al cospetto di Ferrara. Ascoltiamo la giocatrice teramana Domenica Satta. La Globo Almax Bioapta Teramo è reduce da un KO casalingo contro l'Ariosto Ferrara. Domenica Satta, quanta amarezza c'è per questa sconfitta? Molta, perché si poteva fare molto di più, soprattutto in difesa. Abbiamo sbagliato tanto in difesa e è stato là che hanno colpito su di noi. Difesa che appunto in questo momento è il reparto più debole forse della Globo Almax Bioapta Teramo, quello che evidenzia qualche lacuna di troppo. Nelle ultime 5 gare avete subito una media di 30 reti a partita, sono decisamente tante. Sì. Tantissime, infatti sbagliamo tanto in difesa, ma dobbiamo lavorare di più, soprattutto in allenamento, dobbiamo lavorare tanto e insomma ci costa fatica perché giustamente non siamo tutte, tanti infortuni e quindi pecchiamo là, soprattutto in difesa proprio per questo. Hai citato gli infortuni, tu peraltro contro Ferrara hai subito un infortunio fisico, le tue condizioni adesso quali sono? Ho sbattuto la testa e sono stata 2 giorni in ospedale, così sotto controllo. Non sto ancora tanto bene, però spero di dare insomma il mio appoggio sabato contro lo Schenna e niente, speriamo di andare lì e fare del nostro meglio e vincere soprattutto. A proposito invece della partita contro lo Schenna, squadra ultima in classifica con 0 punti, ci sono tutte le carte per portare a casa i 3 punti e chiudere l'anno al meglio. È una trasferta abbastanza difficile, il viaggio, tante cose, insomma faremo del nostro meglio, dobbiamo fare del nostro meglio. Sabato 19 dicembre alle 17 nella sala polifunzionale della provincia di Teramo in via Comi si terrà la festa dello sport. Il Conni Point provinciale premierà le principali personalità dello sport e le società che hanno acquisito meriti a livello nazionale ed internazionale. Ascoltiamo il presidente provinciale del Conni, Italo Canaletti. Sabato 19 dicembre alle 17 presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo si terrà la festa dello sport, nel corso della quale verranno consegnati i riconoscimenti del CONI. Verranno premiati atleti e atlete che hanno conquistato il podio ai campionati mondiali, europei e italiani. Verranno inoltre premiate tutte quelle squadre che hanno conquistato la promozione alla serie superiore e ancora riconoscimenti a personalità dello sport che hanno acquisito meriti a livello nazionale ed internazionale. Sì, anche quest'anno noi facciamo la premiazione come al solito e premieremo tutti quelli che hanno ottenuto risultati importanti a livello europeo, mondiale e italiano. Vorremmo premiare tutti, ma per motivi economici premiamo soltanto i primi di ogni categoria. E questo purtroppo è un fatto che a noi dispiace, perché vorremmo premiare tutti, perché tutti meritano un riconoscimento. Quindi ringrazio le società, i presidenti di federazione, i dirigenti, i tecnici, perché sicuramente il loro impegno è importantissimo per ottenere questi risultati. Quest'anno, oltre a premiare questi atleti, premieremo anche le stelle concesse dal CONI nazionale, e ne sono diverse. E poi premieremo, ricorderemo persone che purtroppo non ci hanno lasciato, ma che hanno dato tantissimo allo sport provinciale, non solo provinciale, ma penso anche a livello nazionale. Questa premiazione si farà il 19, sabato 19, lì alla sala polifunzionale della provincia,
alle ore 17 e sono veramente, diciamo così, contento se il Teramo parteciperà in massa a questa premiazione. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.